Abiti scuri, spranghe in mano, volti coperti, tutti simili, pochi elementi per consentirne l'identificazione. Non c'è nulla di casuale nella battaglia scatenata lungo l'autostrada del sole. Le due frange si erano date appuntamento. Sulle chat da giorni tifosi di entrambe le parti minacciavano violenze e ritorsioni. Sforzi massimi per arrivare quanto prima alla identificazione degli autori di questo fatto e chiamarli alle loro responsabilità penali. Sono ore di indagini serrate e occhi puntati sulle prossime partite, arresti fra gli ultras del Napoli e della Roma e circa 200 tifosi identificati. A breve è previsto l'incontro del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi con i vertici del calcio e gli organi di polizia. Le misure già disposte dall'Osservatorio Nazionale potrebbero essere inasprite fino al divieto di trasferta per i match considerati a rischio.